Dove sei? Eccolo! Ho rotto la bacchetta! Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Siamo venuti in Valle d'Aosta, per la precisione a Gressoney, per intervistare il fondista azzurro Federico Pellegrino che, per chi non lo sapesse, nella specialità sprint vanta un titolo mondiale nel 2017 e la medaglia d'argento alle Olimpiadi del 2018. Federico, oltre a essere un grandissimo fondista, è anche un ciclista praticante e oggi ne approfitteremo per chiedergli come concilia questi due sport. Iniziamo la puntata. Oh, mi hai portato subito pronti via in salita, A tradimento. A tradimento, meglio così no, perché è un po' freschino, Questa è la salita dietro casa e la valle qui di Gressoney col Monte Rosa in fondo, il ghiacciaio, il mattino presto. Freschino, Diciamo che se parti, che ti scaldi un attimo, è meglio. Male non fa. Ti faccio subito una domanda che sicuramente interesserà ai fan di ciclismo, che è un po' appassionati anche di preparazione. Come integri la preparazione in bici con quella sugli ski roll, sugli sci, durante l'anno? Cioè, in sintesi, quanti chilometri fai in bicicletta? Allora, la premessa è che non sono un gran ciclista, però dipende da ogni allenatore, alla fine. In sostanza, io sto tra i 2.000 e i 2.500 chilometri all'anno e l'obiettivo della bici, nella nostra preparazione, generalmente, è stato quello di recuperare con dei lunghi lenti il giorno dopo dei lavori di intensità. E poi c'è qualche allenatore che invece ci mette dentro anche dei lavori di SFR, dei medi, delle volate. Dipende, ogni allenatore ha la sua linea, io devo solo eseguire. La bici è sempre uno sport aerobico, sì. Come il fondo, in più si usano più o meno gli stessi muscoli. Ma diciamo che l'unica buona cosa, parte di stessi muscoli. Una cosa che proprio non è tanto pro della bici è che stai seduto. Però l'altra parte ha delle analogie, soprattutto con la tecnica libera, con lo skating, dove appunto l'utilizzo della coscia, del gluteo, del bicipite femorale è molto importante. Ecco, quindi diciamo che è sempre andata bene così, quindi. Perché ci sono tanti ciclisti che conosco e che hanno la possibilità, in inverno fanno sci di fondo perché aiutano, cioè la sci di fondo aiuta anche a rinforzare la parte alta del corso. Ma io penso che probabilmente sia abbastanza analoga la cosa, ovvio che la stagione del fondista dura 3 mesi, 4 mesi, e quindi durante l'estate, soprattutto senza neve, bisogna trovare il modo di tenersi in forma e lavorare in funzione della stagione invernale. I ciclisti invece hanno quanti? 9 mesi di gare dell'inverno, secondo me ci sta provare a variare un po' e andare magari a allenare quei muscoletti profondi che magari difficilmente stando in bici alleneresti. Allora, nello sci di fondo sprint, cioè la tua specialità, le gare sono molto corte, 3 minuti, 3 minuti e 30, però hai 3 o 4 manche in una giornata, giusto? Sì, nello sci di fondo le chiamano sprint, ma è uno sprint che non ha nulla a che vedere con lo sprinter dell'atletica, ecco. Lì è proprio sprint puro, 9, 10 secondi, 20 secondi, 200. E per noi invece la componente di resistenza è molto importante, anche perché queste prove da 3 minuti, 3 minuti e mezzo si sviluppano tutte nel giro di 2 ore e mezza, 3 al massimo. Quindi devi recuperare molto velocemente. E soprattutto, sì, e soprattutto andando avanti coi turni i tempi di recupero si riducono di parecchio. Si accorciano sempre di più. Tra la prima fase, che è quella di qualifica, diciamo una prova a tempo, dove tutti i partecipanti percorrono il giro e i migliori 30 accedono poi alla fase successiva, tra quella fase e i quarti di finale passa circa 1 ora e mezza, 2 al massimo. E come gestisci l'integrazione? Cioè, dalla mattina, quando ti svegli e devi approcciarti alla prima manche, Che integratore utilizzi? Ma allora, l'integrazione è una parte fondamentale assieme all'alimentazione e quindi parto già da un grandissimo carico di carboidrati nel giorno prima della gara. E questo anche nel ciclismo, il carico di carbo, pasta, a me serve sentire il barile pieno, ecco.
Ok, e, come il ciclismo. E poi invece la mattina della gara non mi sfondo, però qualcosa mangio, e a circa 3 ore prima dalla gara. Dopodiché, durante la gara stessa, faccio molta attenzione sia a quel che riguarda il mantenimento delle riserve di energia, ma anche quello del riuscire a sfruttare al meglio il mio fisico. Quindi utilizzo il Mate Shot, che è un attivatore, diciamo così, e mi dà quella brillantezza di cui ho bisogno per essere pronto a sprintare gli ultimi 50 metri. Il classico boccettino dell'Enervit, quello che ti dà un po' di energia immediata. Quelli lì, che prendo sia una mezz'oretta prima della fase di qualifica, ma poi anche nell'andare avanti nelle fasi finali, se sento che il mio fisico ha bisogno di un po' più di brio, ecco. Allora, solitamente quando intervisto un personaggio, a metà video, oppure alla fine, in conclusione, lancio una sfida, volata al cartello. Allora, cioè, la classica volata al cartello. Qui siamo in salita, dura a morte da come siamo partiti, facciamo una volata corta. E soprattutto, dove sono i cartelli qua? Beh, allora, per me va benissimo, accetto la sfida, però poi dopo ti sfido anche sul mio, perché sennò è troppo facile. Vabbè, mi sfiderai sui schiroli. Esatto. Vabbè. Intanto facciamo la volata o al cartello o alla marmotta di turno, insomma. Ma quindi c'è un cartello, esiste? C'è un cartello. Cosa c'è scritto in questo cartello? Mi sa che sono degli animali che attraversano la strada, una roba del genere. Non è che mi freghi, parto lungo, mi pianto, mi salti così. No, aspetta, dietro la curva c'è. Dietro la curva spiana. Ci siamo? Ci siamo quasi. Io aspetto, ti faccio partire il primo, non mi fido. Ti fondisti, non so se me la raccontano giusta. Guardalo lì il cartello giallo. Eccolo, giallo. Guardalo lì. 3, 2, 1. Comunque era un cartello di divieto di sosta, non di attraversamento animali. Dai, ho provato a fregarti. Hai provato a fregarti, bravo. Adesso? E adesso tocca a me, adesso tocca a te adesso. Discesa, facciamo discesa. Discesa e poi braccine e via. Sono preoccupato. Sei sicuro di farmi usare gli skiroll? Guarda, io ho fatto una volta sci di fondo. Guarda, in tutta la mia vita non mi sembra il caso ti sei voluto prendere strani. La tua soddisfazione in volata e poi sulla bici. Ma dove li trovi skiroll per me così? Guarda qua. Ma non ci credo, dai. M'hai fregato. Ci ho già pensato prima io. Prima ho provato a fregare, adesso m'hai fregato, sono costretto a usare gli skiroll. Vai, vedrai, ti divertirai. Vabbè. Spiegami un po' come funziona. Intanto le scarpe qua sono strettissime. Devono essere così. Stanno soffrendo, vabbè. Scarpe, bastoni, skiroll e casco. Ok, è già lì, tutto quello allora, che serve. Allora okay. Sei messo bene. Metti su uno okay. Lì, la punta deve incastrarsi lì nell'attacco. Qua. Esatto, sì, perfetto. Ci siamo già? Uno, sì, e due. Due. Devo far danni. Via, andiamo. Ecco, guardalo lì. È che non è molto pari. Beh, ma non è male. Sai qual è il problema? Non hai messo bene i bastoncini. Ah, non hai messo. È lì il problema. È tutto lo stesso. Okay. Questo è il sinistro. Questo è il sinistro. E l'altro è il destro. Il peso deve stare un po' in avanti. Devi riuscire. Ma non è come lo sci di fondo questo, eh? Ma come no? È lo sci di fondo, ma d'estate, ecco. Okay. Senza la neve. Vai. Un po' di braccia fammi anche. Vedere, anche un po' di braccia. Gesto un, po' di un po' di braccia. Ok, guarda lì, guarda Oscar, super! Usa anche le braccia però. Ok, vai, fammi allora, vedere. Ci mettiamo qua e facciamo la volata, no? La volata! No? Non erano questi impatti, scusa. È che mi si pianta le ruote, mi si pianta. Piano, guarda. Ok. Uè! Che culata! Vedi che hai fatto bene a tenere i pantaloncini da bici? Questo super. Allora, ti svelo un piccolo segreto. Ah, un piccolo, uno solo, piccolo. Non avrei bisogno di allora, intanto, mille. Se tieni le caviglie un po' piegate. Non me l'hai detto subito. È lì.
sei un po', con le caviglie un po' piegate, sei un po' più stabile, quindi okay, il peso distribuito un po' meglio sui piedi, e quindi hai meno rischio di fare hop. Quello che ho appena fatto. Esattamente quello. Quindi, allora, riproviamo. Riproviamo. Se vogliamo la sfida... No, aspetta, facciamo un'altra dimostrazione. Allora, cioè, pian piano. Esatto, vai così, se vuoi andare con le braccia alternate, vai con le braccia alternate, guarda che già ti muovi un po' alla volta. Allora facciamo la volata fino alla fine del parcheggio, all'ultima linea bianca, ok? Però io... Con handicap. Aggiungiamo un piccolo elemento di difficoltà. Io faccio un giro in più del parcheggio e arrivo in fondo, ok? Vediamo. Va bene. Vediamo chi la vince. Ok. 3, ci siamo? 2, 1, via! Dove sei? Eccolo! sei giù! Olè! Comunque gli ski roll sono molto più difficili dei pattini a rotelle, eh? Ma diciamo che è un attrezzo balordo, perché comunque sì, è come gli sci da fondo, e del piede c'è solo un punto che ha contatto con l'attrezzo, che è la punta, mentre invece il fatto che il tallone è staccato di certo non è che ti aiuta. Nel ciclismo, soprattutto negli ultimi tempi, il peso e l'alimentazione sono diventati due aspetti fondamentali. Tutti cercano di essere sempre il più tirati possibile, guardano veramente anche al letto. Questa cosa c'è anche nello sci di fondo? Conta sì, un po', però il trend è quello di non diventare matti, ecco. Io sono già un atleta che fa molta attenzione, e anche grazie alla collaborazione assieme all'equipe Enervit cerco di riuscire a informarmi sempre di più, a avere sempre più conoscenza di quello che è sia il mondo dell'alimentazione ma anche quello dell'integrazione, ma senza stressarmi troppo per riuscire a metterlo in pratica. Non c'è la stessa esasperazione che c'è nel ciclismo, quindi? Non è così esasperato, però si fa attenzione, e chi fa attenzione, per dire anche il sottoscritto, può trarne dei gran vantaggi, ecco. Tu in estate quante ore passi sugli ski roll? Che io da oggi chiamerò aggeggi infernali, visto l'esperienza. Per prendere abbastanza confidenza devi passarci tante ore sopra. Mi sono accorto. Diciamo che per noi d'estate, che vuol dire dal primo di maggio fino ai primi di ottobre, un allenamento su due al giorno lo facciamo sugli ski roll. Seppur la bici, la corsa, la palestra, le camminate in montagna siano propedeutiche all'interno anche delle tabelle di allenamento, lo ski roll è l'attrezzo per eccellenza, perché è veramente quello più simile e più allenante. Un'ultima curiosità, a che intensità andate durante una gara? Io penso sempre fuori soglia, cioè siete 3 minuti tutta. È un fuori soglia unico. Pieno. A maggior ragione. Ok. Immaginavo. Nella sprint, nelle gare distance si cerca di stare a velocità soglia per l'80% della gara. C'è una gestione all'inizio. E poi aumentare, sì. Fino alla volata finale. Anche nella sprint c'è gestione, però una gestione più su. La velocità media sei su intorno ai 30 km orari comunque. Quindi... Perché tu a livello mondiale sei tra i top nell'ambito sprint, però poi ti cimenti anche sulle varie distanze dello sci di fondo. Come dicevamo prima, lo sprinter dello sci di fondo non è lo sprinter dell'atletica. Mettere un Bolt o un Jacobs adesso a fare una mezza maratona non avrebbe senso. Invece per noi è diverso, e appunto l'allenamento principale è quello della resistenza. Alla fine la velocità me l'ha data mamma e papà con la genetica, con le fibre bianche, e poi sta a me invece allenare la resistenza in modo da arrivare agli ultimi 200 metri agganciato agli altri e poi sfruttare le fibre bianche per fare la aperta finale. Gareggi anche su gareggio distanze. Anche su altre distanze, e più vai avanti nell'età più le fibre bianche iniziano a salutare, o diciamo le fibre intermedie si orientano di più verso la resistenza, e più magari ci può essere l'opzione di gare lunghe. Federico, ti ringraziamo per la grande disponibilità, spero che per
i nostri fan sia stato un video interessante, perché è bello scoprire. È divertente anche. Visto le legnate che ho dato per terra, porca miseria. Quindi se il video vi è piaciuto ricordate di mettere like, commentare e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale. Assolutamente sì, iscriversi al canale di GCN Italia. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao.